l'impressione che la costruzione di un luogo come questo, quindi uno spazio aperto che mette l'università in contatto con la città, ma anche con tutto quello che ci sta intorno, col mondo delle idee, dell'innovazione, è la condizione preliminare fondamentale perché l'università ritorni ad essere, questa città ha tutte le potenzialità con i suoi atenei di farlo, in particolare l'Ateneo di Bari, il punto di partenza delle idee, del sviluppo dell'innovazione. Io credo che si deve veramente ripartire, soprattutto in questa parte del mondo, dal ruolo centrale della conoscenza prodotta all'interno dell'università. Però la condizione è che ci si apra. E qui anche solo dare uno sguardo a questi luoghi che non sembrano aule universitarie, non sembrano laboratori, non sembrano nulla di quello a cui siamo abituati, ma sono appunto uno spazio di contaminazione, ascoltare i progetti, le storie fantastiche che questi ragazzi mi hanno brevemente illustrato, ma da cui si capisce che c'è un'intuizione, qualche volta un sogno e poi la realizzazione di un progetto. A noi ora aspetta il compito, a noi intendo il rettore, i professori e tutto quello che è il contesto anche di supporto politico necessario per far sì che questi progetti diventino qualcosa di sviluppabile e di esportabile. Quindi possiamo un'esperienza di